Ci sto dentro ancora due parole sulla trasfigurazione. Notate, a questo punto Gesù sarà stato convinto di quello necessario e sarà disposto a portarlo avanti fino in fondo e avrà capito come portarlo avanti fino in fondo, perché Gesù è un uomo, è Dio ma è anche uomo, e in quanto uomo ha dovuto fare anche lui la sua carana, maturare le cose pian piano, arrivarci riflettendo, pregando, approfondendo. E soprattutto gli apostoli erano già pronti per affrontare lo scandalo della Pasqua? Ecco perché Gesù ha queste due domande. Tu sei pronto, tu Gesù? Hai capito come devi fare fino in fondo? C'è Satane? Sei già arrivato a una visione chiara di come sarà la tua passione? E un'accettazione piena e totale del progetto di Dio? E guarda lui. E poi e i tuoi discepoli? E allora, invece, una settimana dopo questi fatti, dopo il primo annuncio della passione, 8 giorni dopo, dice Luca, prende 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, e con loro si reca sul monte a pregare. Quindi, dov'è che Gesù, qual è lo spazio che si procura per poter rispondere alle due domande che lo assillano in quel momento, quelle che ci siamo appena fatti? Un momento di relax e di relazione diretta col Padre. Sta pregando. E mentre prega, a un certo punto, notate, si immedesima talmente nella preghiera che fa che quel che lui è dentro si rivela fuori. Qui dice, mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto, il suo vestito diventò candido e sfolgorante. Cioè quella luce di Dio che è dentro di lui, che lui vive quotidianamente, quel rapporto col Padre, si rivela anche fuori, per cui i 3 che sono lì possono per alcuni momenti intravedere quello che lui è davvero, al di là delle baraonde della vita quotidiana, di dubbi, le difficoltà, le incertezze, no, lì le cose diventano belle chiare, percepiscono che lui è qualcosa di più di quel che appare. Questo riguarda loro. E Gesù però, com'è che sta vivendo questo suo momento di preghiera intima, profonda, col Padre? Si videro 2 uomini avvolti di uno splendore celeste, erano Mosè e Elia, parlavano con Gesù del suo destino che doveva compiersi a Gerusalemme. In che modo prega Gesù per capire fino a che punto è disposto a prendere sul serio e fare la volontà del Padre, accogliere quel progetto del Padre su di lui in modo pieno e totale? Facendo una ricerca personale profonda di preghiera, di dialogo con Dio, col Padre, su quello che il Padre ha rivelato attraverso la legge di Mosè e attraverso i profeti, cioè nella storia di Israele, nei 2000 anni prima di lui. Perché dire che appaiono vicino a lui Mosè e Elia, Mosè rappresenta la legge, la storia del popolo, Elia i profeti. Quindi tutto quello che Dio ha detto e fatto nel suo popolo per preparare il popolo ad accogliere la salvezza. Cerca la risposta alla sua domanda nella parola di Dio, che lui conosce, e in particolare dei profeti, quali? Quei profeti che lui sa che parlano di lui, anche se nessuno se ne è accorto, tra chi legge la Bibbia 2000 anni fa in Israele. E infatti di cosa parlano Mosè e Elia? Del suo destino che si compie a Gerusalemme, quindi della sua Pasqua. Quindi riflette, prega sul come vivere, come accogliere e vivere la sua Pasqua. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, chissà perché, se trovano lui è tutto preso dalla sua cosa e lui gli pesa sul chigasone, gae oia de dormer. Ma riuscirono ad stare svegli e videro la gloria di Gesù e i 2 uomini che stavano con lui. Percepiscono, è un simbolo naturalmente, percepiscono il mistero di amore e di ricerca della verità che Gesù sta vivendo in quel momento di preghiera. Mentre questi si separavano da Gesù, quindi alla fine, verso la conclusione della preghiera, Pietro gli disse, maestro, è bello per noi stare qui, prepareremo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Parlava così, ma non sapeva quel che diceva. Por de aula. Oh, che mio pericolo che perdere l'occasione mi ha fatto figura. Sembra quasi che faccia apposta sto Piero. È proprio terribile. Ma notate? L'affermazione iniziale, è bello per noi stare qui, è meravigliosa. Fossimo capaci tutti di dirla spesso,
è bello per noi stare qui con te, pregare, riflettere su di te, ascoltare la tua parola, meditarla, cercare di capire come viverla, eccetera. È bellissimo. Dovremmo essere capaci tutti di far nostra questa affermazione, questa esclamazione di Pietro. Dov'è che fasciulla? Vuole fermarsi lì? Fuori, giù, se capisci il negozio, c'è incertezza, c'è paura, c'è dubbio, che è tutto. Chi è tutto certo, perfetto, sto un che? Fermiamo la storia. Si può fermare la storia? Quante volte ai campi scuola, quando ero più giovane, i tempi andati, ragazzi e ragazze, dicevo, però non andrei più a casa, perché qui finalmente è tutto bello, tutto chiaro. Invece quando sei a casa dopo, saper mia. Lo scopo di quei momenti è dar forza per affrontare in modo diverso il quotidiano. Non si può sostituirsi a quello, non si può bloccare la vita. Infatti non a caso Luca dice, non sapeva quel che diceva. Cioè non ha colto per niente il perché Gesù l'ha portato sul monte e gli ha dato questa prova di quello che lui è. Lo scopo per Gesù era rafforzare la fede dei tre perché affrontassero meglio lo scandalo della croce che sarebbe venuto di lì a poco. E lui invece vorrebbe evitare tutto e sta lì, no? Bloccare tutto lì. Mentre diceva queste cose venne una nube. La nube, voi sapete, quando nel Vangelo si parla di nube è sempre... Esatto, bravo. Si richiama sempre l'Antico Testamento la Shekinah, la presenza di Dio nella storia del suo popolo, come salvezza. Allora dalla nube si fece sentire una voce. Questo è il mio figlio che io ho scelto, ascoltatelo. Avete paura che sbagli tutto, non capite quel che dice, non sapete se fidarvi o no di lui, siete incerti se star con lui o no. Scultil! Merita la vostra fiducia. Prima di sé, grande fa Cristo Dio. Gli ha dato una prova di quel che Gesù è davvero al di là delle apparenze. Gli ha fatti entrare nel mistero della sua riflessione, della sua preghiera, in riferimento proprio allo svolgimento della sua missione. Gli fa ascoltare questa voce del Padre che dice, stai tranquilli, più di fidaf, potete fidarvi di lui, più di sé. Appena la voce risuonò, i discepoli si accorsero che Gesù era solo. Essi rimasero senza parola e in quei giorni non raccontarono a nessuno quello che avevano visto. È Gesù che gli dice di non parlare. Comunque se lo tengono per sé. Sarà servito a qualcosa questa esperienza che Gesù ha fatto fare a questi tre? Non lo sappiamo più di tanto. Certo, al momento dei tre soltanto uno avrà il coraggio di non scappare, di questi tre, Giovanni. Però non metterà il dito avanti, sarà sempre nella quinta. Resta lì, hai il coraggio di andargli dietro e restare lì con lui fino alla fine, ma senza dire bif. Pietro, sappiamo che ha voluto fare qualcosa di più, e forse si è piatti, come sempre, l'entusiasta fragile, ha finito con rinnegare Gesù. Di Giacomo non si dice niente, però a distanza di anni, noi sappiamo che nella seconda lettera di Pietro, Pietro si rifà a quell'episodio per dire ai cristiani dell'epoca, quindi a noi oggi, guardate che il Gesù che vi annuncio non è una favola. Io ho sperimentato, ho visto personalmente chi era davvero lui, quando lui si è fatto riconoscere per quello che era, al di là dell'immagine pubblica o quotidiana. Per cui so di cosa parlo. A distanza di anni gli è servita per rafforzare la propria fede e aiutare altri a saper credere. Quindi non è stato del tutto inutile, nonostante tutto, ma al momento tutto si ferma lì. E ci fermiamo anche noi. Bene, facciamo un minuto di silenzio. Se qualcosa ci è interessato in particolare, ringraziamo il Signore.